bentornato con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo subito. Questo video è stato ripreso in Brasile. Il filmato mostra un uomo mentre scende da una montagna. Qualcosa però non quadra. Sceso dalla montagna, l'uomo cammina in mezzo ad alcune case. La cosa strana è che l'uomo sembra essere più alto delle case stesse. Una semplice illusione ottica, oppure quell'uomo è davvero un gigante? Il prossimo video è stato ripreso da un certo Yoselin. Il filmato mostra dei piedi dietro una tenda. Sembra che in quella casa, a parte l'uomo, non ci sia più nessuno. L'uomo decide di andare vicino alla tenda e spostarla, ma una volta spostata non trova nulla di strano. Non si può dire che quei piedi non siano reali, anche perché non sarebbero rimasti impressi sul filmato. Quindi, di chi sono quei due piedi? Il video seguente è stato ripreso da due esploratrici urbane. Il filmato mostra un palazzo infestato da degli spiriti maligni. Mentre viene ripreso, viene notato qualcosa di strano vicino a una finestra. Il video è davvero impressionante. Ma andiamo a vedere il documento. Uno strano volatile viene ripreso in una foresta in Messico. L'animale, prima di spiccare il volo, sembra prendere fuoco, per poi volare e dileguarsi nel nulla. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a vedere il documento. In una sala d'attesa di un ospedale, una telecamera di sicurezza riprende quella che sembra essere una persona seduta ad una sedia. La guardia, notando quella strana figura, si alza e va a controllare. Il filmato è davvero incredibile, ma andiamo a vedere il documento. Una signora ahí sentada. Y vamos para allá. Eso es paranormale. Y no hay nadie sentado, no hay nadie. La guardia nota sul monitor quella strana figura seduta alla sedia, quindi si alza e va a controllare, ma una volta lì non trova nulla di strano. Di quella strana figura sembra che non ci sia più nessuna traccia. Il video seguente è stato ripreso durante una festa di compleanno di una bambina. L'uomo che sta filmando fa una panoramica del luogo, riprendendo tutti i parenti, compresa la piccola festeggiata. Ad un certo punto sposta l'inquadratura su una macchina dei presenti. Dal filmato si può notare che dal finestrino di quell'auto sbuca fuori una bambina dal viso pallido. La stessa sembra non essere imparentata con nessuna di quelle persone. Se guardiamo bene il filmato, possiamo solo notare che i suoi movimenti e il suo viso sono davvero strani. Quindi possiamo solo supporre che sia uno spirito. Per quale motivo sia lì in quel momento non lo possiamo sapere. Comunque, se avete qualche idea, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti. Nel prossimo video, degli indagatori del paranormale entrano in un cimitero di notte, fanno alcuni filmati e scattano alcune foto. In una di queste foto catturano qualcosa di veramente spaventoso proprio nel mezzo del cimitero. Ma andiamo a vedere il documento.
L'ultimo filmato mostra questa mamma col suo bambino e alcuni suoi parenti che entrano nella stanza. Durante la registrazione viene catturata anche una strana figura proprio alle spalle della donna, dall'aspetto davvero spaventoso. Nessuno di loro si accorge di quella strana figura, solo dopo, rivedendo le immagini, si accorgono che qualcosa non quadra. E anche per oggi è tutto, ragazzi. Il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati e noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.